5 giorni fa ho comprato queste cuffie della Sennheiser spendendo un sacco di soldi perché mi servivano delle cuffie che avessero una buona qualità e che isolassero dall'esterno. Ora, queste cuffie non sono di buona qualità, ma in compenso non isolano nemmeno dall'esterno. Indovinate chi ha buttato i suoi soldi? Salve amici e bentornati sul canale. Oggi riparleremo di fotografia sportiva e nello specifico andremo un pochino avanti rispetto al volume 1. Quindi se siete capitati per caso su questo video vi consiglio di tornare un pochino indietro, vedere l'episodio 1 e poi ritornare a bomba su questo perché approfondiremo alcuni aspetti già trattati lì e poi andremo avanti. Comunque, prima di iniziare mi presento al volo per chi non mi conoscesse, mi chiamo Andrea Cimini, sono un fotografo professionista di paesaggio e di sport di Roma e sono vice direttore e social media manager del MyFly Zone Bike Park, sempre qui a Roma. Ora, prima di iniziare, credo che sia, che convenga, diciamo, che vediate qualche mia immagine, perché dico, ma questo chi cacchio è? Ma lo sa fare veramente quello che sta spiegando? Oppure è un cazzo? Ma bando alle ciance, iniziamo. Il primo consiglio è sempre studiare il soggetto, conoscere lo sport che stai andando a fotografare. Nel primo episodio ho dato qualche consiglio, ma adesso andremo a vedere un pochino meglio, in maniera più specifica, dove andare a cercare determinate informazioni. Quindi aggiungiamo qualcosa alla lista. Come al solito partiamo da un esempio di vita reale. Pochi giorni fa sono stato contattato per fare uno shooting fotografico con un pilota di moto molto importante. Non vi farò il nome per la privacy, però vi dico che corre nel mondiale. Ora, non sarebbe dovuto essere propriamente uno shooting di sport, ma più che altro uno shooting ibrido, moda sport. Avrei dovuto fotografare lui con la sua moto, con una modella, con un calciatore, con un ballerino, con un lupo ceco-slovacco. A questo punto, non avendo esperienza di foto di posa di questo tipo, la prima cosa che ho fatto è stata aprire YouTube. Internet in generale, ma YouTube in particolare, è uno strumento potentissimo che fino a 10 anni fa praticamente non c'era. Adesso su YouTube potete trovare qualsiasi cosa. Avete de deciso di votare la vostra vita alla fauna notturna del Botswana e diventare fotografi di National Geographic? Perfetto, non c'è problema. Andate su YouTube e troverete almeno 20 fotografi che vi diranno che tutto sommato si vive bene anche facendo altro. Poi sono andato su Google e ho cercato fotografi, dei fotografi che si occupassero di quella cosa nello specifico e ho trovato una decina di fotografi. Sono andato sui loro siti, ho cercato di capire, di vedere tutte le loro immagini, di capire come fossero state scattate, con quale tipo di attrezzatura, in quale ora del giorno, con quale luce artificiale, naturale, eccetera, eccetera. Poi sono tornato su YouTube e ho cercato video di quei fotografi, sia video tutorial che video in generale, per capire un pochino anche attraverso le immagini, attraverso video, come facessero a creare le loro immagini. E finalmente, dopo 2 giorni di studio intenso, pronto per affrontare l'ignoto e il lupo ceco-slovacco, sono stato chiamato per sentirmi dire che avevano scelto un altro fotografo. Le faremo sapere. Cheat. Comunque, poco male, cioè adesso sarei in grado di fotografare un pilota, una moto, un lupo ceco-slovacco, una modella, un ballerino. Una skills veramente utile alle porte del 2022. Scherzo ragazzi, cioè, sarebbe stato comunque un lavoro interessante al di fuori della mia comfort zone e che probabilmente mi avrebbe aperto altre porte, quindi un po' mi dispiace, però la vita è fatta così. Un'altra tecnica davvero utile per affrontare il vostro primo shooting fotografico di un determinato sport è cercare dei professionisti affermati in quello specifico settore, contattarli e chiedergli di darvi delle lezioni private, a pagamento chiaramente. Contattateli su Instagram, su Facebook, YouTube, la mail, il cellulare se lo trovate. Ecco, magari non contattateli su tutte le piattaforme contemporaneamente perché sennò potreste sembrare degli stalker professionisti. Però il senso è che molti fotografi, per larga parte, diciamo, il loro introito consiste proprio nelle lezioni private o nei corsi, quindi saranno ben disposti nei vostri confronti. Perciò non abbiate paura e siate intraprendenti. Ora voglio darvi qualche consiglio pratico sulla fotografia di sport e vorrei partire dalla composizione. Nei miei primi shooting fotografici di sport tendevo a posizionare il soggetto sempre al centro e questo è abbastanza logico perché tutta la mia attenzione era rivolta nei confronti del soggetto. Inoltre va detto che nello sport il soggetto in genere è talmente forte, preponderante rispetto alla scena, che anche inconsciamente si tende a metterlo al centro. In più va detto che c'è l'ansia da prestazione e quindi la paura di tagliare parte del soggetto
e quindi si tende comunque a posizionarlo al centro. Inoltre l'inesperienza che abbiamo nei confronti dello sport, magari di quel determinato sport in quel periodo, ci porta comunque a non avere una visione d'insieme, ok? Una, come si dice, una visione di gioco, e quindi a tralasciare, diciamo, quello che sta accadendo intorno al soggetto, che a volte è più interessante addirittura del soggetto stesso. Ma posizionare il soggetto sempre al centro dell'immagine alla fine può risultare monotono. Ora, dall'altro lato, decidere di non posizionare il soggetto al centro deve avere una motivazione forte, altrimenti sembrerebbe semplicemente un capriccio per risolvere una situazione noiosa. Di solito, per decentrare il soggetto, devono entrare nell'inquadratura altri elementi. Ad esempio, nella foto che state vedendo adesso, scattata al My Flat Zone, il soggetto è stato decentrato per la presenza di potenti linee di forza. Invece in quest'altra immagine che state vedendo adesso di Simon Nogueira a Parigi, chiaramente il soggetto è stato decentrato per la presenza di un elemento caratteristico della scena che racconta il contesto. Inoltre ricordate che la posizione del soggetto è tanto più importante quanto più è piccolo il soggetto. Sembra una frase complicatissima, in realtà è molto semplice. Se il soggetto è piccolo è importante la posizione, se il soggetto è grande non lo è, ok? In una foto in cui il soggetto occupa il 70% dell'immagine non fate nemmeno caso a dove è stato posizionato, ok? Perché occupa praticamente quasi tutta l'immagine. Mentre in un'immagine dove il soggetto occupa il 10% del totale dell'inquadratura, la sua posizione è veramente dominante nel pensiero dell'osservatore. Cioè, chi guarda la foto si chiederà: ma perché è stato inserito lì? Che cosa mi vuole dire il fotografo? Occhio allo sfondo. Allora, ragazzi, questo è un passaggio fondamentale. Secondo me è proprio quello che distingue il principiante dall'amatore e dal professionista. Il principiante pensa solo al soggetto, ok? Mentre l'amatore cerca di evitare degli sfondi complessi. Il professionista, in realtà, cerca gli sfondi per creare l'immagine. Mazza che frase, questa me la devo segnare. Ma è così. Cioè, le mie foto all'inizio, ragazzi, non erano un granché, perché tendevo a concentrare tutta la mia attenzione sul soggetto, senza pensare allo sfondo, quindi a, in inglese si dice mess, no? Cioè, il casino che c'è nello sfondo. Perciò alla fine uscivano delle foto brutte, ok? E purtroppo questa skills, cioè il capire e vedere lo sfondo, si allena solo con l'esperienza, solo dopo aver fatto tantissime foto. Potete leggere tutti i libri che vi pare, potete guardarvi tutti i video YouTube che vi pare, ma se non scattate infinite foto, non passate infinito tempo con la macchina fotografica in mano, oppure con il timbrolone di Photoshop a rimuovere gli oggetti che non vi siete accorti che eccetera eccetera, non ve lo ricorderete mai, non avrete mai la visione nel momento di dire: oh cacchio, questo sfondo non va bene, oppure oh, guarda che cosa c'è nello sfondo, magari ce lo metto, forse viene un'immagine figa. Non ce l'avrete, è solo esperienza. Praticamente dovete abituarvi a pensare prima di scattare, e siccome nello sport c'è veramente poco tempo, se voi non siete a vostro agio durante lo shooting, questo non avverrà, e per essere a vostro agio durante lo shooting dovete, diciamo, avere esperienza di quello che state facendo, quindi non c'è via d'uscita. Però posso darvi qualche piccolo escamotage. Ad esempio, prima di un qualsiasi shooting, faccio un sopralluogo per capire quali sono le inquadrature migliori, quali sono le inquadrature peggiori, che cosa c'è nello sfondo, nell'eventuale sfondo, che cosa posso inserire o che cosa devo togliere, cioè dove mi devo posizionare per avere una foto che includa o escluda un determinato elemento nello sfondo. Qual è lo scopo di una foto sportiva? Per me è celebrare il momento cercando di far immedesimare chi guarda nell'atleta. E per fare questo devo avvicinarmi o attraverso un teleobiettivo, oppure proprio fisicamente essere vicino all'atleta nel momento del gesto tecnico. In sostanza cerco di riempire l'inquadratura, che non significa riempire l'inquadratura con il mio soggetto, ma far sì che non ci siano spazi vuoti non giustificati all'interno dell'inquadratura. Ad esempio, in questa foto ho cercato di riempire l'inquadratura con il soggetto, mentre in queste altre ho cercato di riempire l'inquadratura con il soggetto e il contesto. Di solito scelgo sempre questa seconda opzione perché mi piace sempre raccontare il contesto che circondava l'atleta. Però non è detto, cioè, anche diciamo l'opzione 1 è valida. Da cosa dipende la scelta? Ecco, dipende molto dal soggetto e dal gesto che sta compiendo. Se state fotografando Usain Bolt alla finale dei 100 metri, probabilmente volete riempire l'inquadratura con il soggetto. Poi dipende anche dal contesto stesso. Se il contesto che circonda l'atleta non è un granché, allora conviene escluderlo,
Mentre se il contesto può aiutare a raccontare la vostra storia o la storia del gesto tecnico o la storia del soggetto, ok? Allora conviene includerlo. Ma la scelta dipende anche dallo scopo dell'immagine. La foto che state vedendo adesso, che obiettivamente non è una bella foto, mi è stata richiesta perché serviva un'immagine che rappresentasse lo start, la partenza della nuova flowline del My Flat Zone Bike Park. Ora, quindi, non è una bella foto, però fa il suo dovere, cioè fa vedere le prime curve della pista. E quindi, tutto sommato, è un'immagine riuscita. Nel prossimo episodio parleremo anche dello spazio negativo, che molti confondono con uno spazio vuoto, in realtà non è così, lo vedremo poi. Nella vita mi occupo di fotografia sportiva ma anche di videomaking, anzi a dirla tutta ho iniziato come videomaker e poi sono passato alla fotografia. Ora, nel mondo del video esiste una regola non scritta che si chiama regola dei 4 secondi, cioè inizi a riprendere almeno 4 secondi prima di quello che tu pensi sia l'inizio della scena e smetti di riprendere almeno 4 secondi dopo quel che tu pensi sia la fine della scena. Questo perché, soprattutto in eventi non prevedibili come manifestazioni sportive, quello che noi pensiamo sia l'inizio o la fine di una determinata scena non coincide sempre con l'effettivo inizio o l'effettiva fine, e quindi molte volte vi ritrovate a stoppare la ripresa e proprio in quel momento succede il clou di tutto l'evento, che ve lo dico a fare, raga? Ma che ve lo dico a fa? Una cosa alla datemi un tavolo da ribaltare. Riportiamo tutto quello che abbiamo detto nella fotografia. Ora, nel primo episodio abbiamo parlato dell'importanza del burst mode, cioè della raffica. Quasi tutte le macchine fotografiche, anche le entry level ormai, fanno dai 6 agli 8 scatti al secondo, fino ad arrivare anche a 15 scatti al secondo. Le professionali fanno addirittura 30-35 scatti al secondo, praticamente un video. Ora, di solito inizio a scattare un pelino prima che l'atleta raggiunga l'apice del suo gesto tecnico e finisco un pelino dopo, in modo tale da avere tutta la gamma del movimento. Ora, il detto inizia prima e finisci dopo vale anche a livello più ampio. Significa che voi dovreste iniziare a scattare in una manifestazione, ad esempio, prima della partita, prima del match, ok? Quindi, che ne so, il riscaldamento degli atleti, il pubblico che arriva e così via. E andare via per ultimi, quindi riprendere i festeggiamenti, tutte le cose che succedono alla fine di ogni manifestazione, che paradossalmente sono attimi che raccontano una storia molto meglio a volte rispetto al puro e semplice gesto tecnico. Allora, qui, ragazzi, si potrebbe aprire un capitolo enorme e non lo voglio fare in questo video, probabilmente creerò un video apposito. Voglio solo darvi dei consigli generali. Innanzitutto ricordate che la post-produzione serve semplicemente ad enfatizzare qualcosa che è già presente nell'immagine. Non dovete stravolgere l'immagine, perché per quanto siate bravi, a meno che non facciate i post-produttori di lavoro, probabilmente nell'immagine finale si vedrà qualcosa che non convincerà l'osservatore. Lasciate perdere, abituatevi a creare l'immagine per il 90% in campo. Ad esempio, in questa immagine ho semplicemente enfatizzato il colore del cielo, ok? Ho chiuso un po' le ombre, ma non ho fatto grandi cose. E ugualmente ho fatto per la foto di Jason al Colosseo, ho semplicemente enfatizzato la luce del sole che arrivava lateralmente. Ok, però fondamentalmente l'immagine è quella, non ho cambiato più di tanto. Adesso non ricordo chi mi disse questa frase o dove lessi questa frase, adesso non ho bene. Però praticamente c'è questo detto che dice: se per post-produrre un'immagine ci impieghi più di 20 minuti, vuol dire che stai cercando di fare qualcosa che non c'è, stai cercando di creare qualcosa che non esiste. E questo è vero, l'immagine di Jason, quella prima, fondamentalmente per post-produrle ci ho impiegato forse 7-8 minuti, 10 minuti, non di più. Aggiungo che la post-produzione deve seguire il mood dell'immagine. Nelle mie foto di paesaggio, ad esempio, uso spesso recuperare molto le ombre, ok? Oppure usare l'Horton Effect. Tutte cose che creano un senso di pace, di quiete, di tranquillità. Invece, nelle mie foto di parkour, dove l'attività che sto fotografando è dura, sporca, si svolge in un ambiente spigoloso, tendo a aumentare il contrasto, cioè a chiudere le ombre, ad aprire le luci, a prescindere che sia una foto in bianco e nero o una foto a colori. Perché altrimenti, se usassi ad esempio la stessa post-produzione che uso per le fotografie di paesaggio, creerei un messaggio discordante.
Ora, a meno che quello non sia il focus del vostro lavoro, cioè creare un disagio nell'osservatore, che comunque renderebbe lecito il fatto, vi consiglio di cercare di usare una post-produzione che sia coerente con il messaggio e con il soggetto che state cercando di inviare. All'inizio della mia carriera, la parola d'ordine in ogni lavoro era ansia, ok? Ansia di non portare a casa il lavoro, ansia di non soddisfare il cliente, ansia di non avere la giusta attrezzatura e via discorrendo. All'inizio penso sia più che normale essere agitati, ok? Però mi sono reso conto che nella maggior parte dei casi l'ansia vi porta ad agire di fretta e la fretta vi fa perdere lo scatto perché vi fa fare le cose a caso senza ragionare. Ora, dovete pensare che voi state fotografando probabilmente qualcosa che vi piace, ok? Se avete deciso di diventare dei fotografi sportivi è perché vi piace lo sport e alla fine, a lungo andare, durante la vostra carriera, finirete con fotografare lo sport che più vi piace. Per cui, tutto sommato, state facendo qualcosa che vi piace, ok? Quindi perché dovreste avere l'ansia? Perché dovreste avere paura, ok? Tranquillizzatevi, state facendo quello che amate. Inoltre, se vi divertite, probabilmente dalle foto si vedrà, ok? Si trasparirà il fatto che voi eravate nel momento insieme all'atleta, ok? E quindi niente, questo era l'ultimo consiglio, cioè divertitevi e adesso siamo arrivati alla fine di questo video. Spero di esservi stato utile. Ho cercato di immedesimarmi me stesso di qualche anno fa e quindi ho cercato di capire quali fossero i consigli che avrei voluto ricevere allora, ok? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi. Mettete mi piace, fate tutte quelle cose alla YouTube, campanelle varie, cose, eccetera, eccetera. Ma fino al prossimo episodio, ciao!